Controlli sempre più serrati sul vasto territorio da parte della polizia locale, guidata dal maggiore Anna Galasso, da poche settimane nuovamente alla guida del comando di Viale Michelangelo. In effetti l'impronta della neocomandante si è fatta immediatamente notare con la messa in sicurezza dell'intersezione che congiunge via Papa Giovanni XXIII con via Crocifisso, via delle Fontane e via Palmentello. Un incrocio questo teatro nelle scorse settimane di alcuni incidenti tra veicoli anche abbastanza seri. La neocomandante ha immediatamente disposto la revisione e il potenziamento della segnaletica stradale, sia quella verticale che quella orizzontale, così come sta avvenendo progressivamente anche in altri punti della cittadina, da via Raiola a via Montetaccaro, a via di Giacomo. L'azione di messa in sicurezza e prevenzione continua anche con il monitoraggio costante di via Nazionale. In queste settimane centro del traffico veicolare pesante diretto alle industrie agroalimentari. Tutte le pattuglie nella disposizione del comando stanno monitorando il territorio di pertinenza per evitare gli ingorghi degli ultimi anni. Una situazione che quest'anno, anche grazie ai controlli capillari dei caschi bianchi Angrese, seppure in sottorganico, è tenuta agevolmente sotto controllo. Numerosi sono poi i posti di blocco per verificare eventuali infrazioni del codice della strada. Il Parlantino, il luogo ideale dove poter gustare tante specialità. Pizzeria Il Parlantino, in via della Resistenza 103, Scafati. Ristorante e pizzeria La Villa dei Principi, al Corso Vittorio Emanuele, ad Angri. Risto Pizzeria Manu, il piacere della pizza, esattamente come ami tu.